sono in presenza, sono dell'esecutivo nazionale del MUD, che è un sindacato degli universitari. Quando Agostino e Riccardo hanno fatto la proposta di questi stati generali della cultura, questi stati generali visti della politica visti dei giovani, sono stata contenta di partecipare, anche perché è bello, no, tornare sul paese e vedere questo fermento giovanile che io seguo purtroppo soltanto dal web, abitando a Roma. Sono contenta della discussione, sono contenta di questo confronto, anche perché, come è stato detto bene da Agostino, non è un problema generazionale, se cioè non è uno scontro giovani contro vecchi, ma al massimo credo che sia uno scontro idee giovani contro idee vecchie e sistemi giovani contro sistemi vecchi. Perché altrimenti, cioè, io quando ho condiviso anche l'idea della concezione di sfurghiamoli, io personalmente non l'ho vista allo stesso modo e rottamiamoli il rende, che per me appunto non è una questione di anagrafe, ma è semplicemente una questione di ideali. Cioè, per me non è che perché un sistema, una classe dirigente over 45 deve andare necessariamente fuori, e da questo non si deduce necessariamente che tutti i giovani siano formati, siano competenti e tutti siano adatti. Quindi io credo che quello che dovremmo mettere in campo noi sono i contenuti, condivisi o meno, è quello che si tenta di fare qua, è appunto quello di cercare di trovare un'alta condivisione, senza dimenticare che prima è stata accettata la Costituzione è una delle più belle che si abbiano in assoluto, quindi bisogna ripartire dalla Costituzione, cercare di attualizzarla e cercare appunto di rimodernizzarla rispetto a tutto quello che è stato fatto con gli scorsi governi. Prima è stato parlato anche della messa in gioco dei partiti. Io personalmente credo molto nella rappresentanza, ma la rappresentanza non intesa come abnegazione completa del singolo, ma anzi come un insieme di singoli che, condividendo la stessa idea, fanno forza. Il movimento degli indignati, io l'ho seguito fin dall'inizio, sia il movimento degli indignati americani che il movimento degli indignati spagnoli, che tutte le onde della primavera araba che ci sono state. Sono state le forze dei singoli, ma se tutti questi singoli non si fossero messi insieme e non si fossero dati degli organismi interni, perché non pensate che il movimento degli indignados sia un movimento di singoli in cui ognuno è libero di dire la propria, anche all'interno non degli indignati, cioè dell'organizzazione. Ed è giusto che sia così, perché altrimenti si rischia di sfociare un sistema anarchico che non porta da nessuna parte. Quindi d'accordissimo su tutti i sistemi, anche perché siamo in un periodo che abbiamo avuto questo cambio di governo, purtroppo questo governo tecnico molti non soddisfa perché i sacrifici li continuano a chiedere e le classi che vengono toccate sono sempre le stesse, e come diceva Berlinguer, per chiedere i sacrifici alla gente che lavora bisogna avere almeno due cose, come minimo bisogna avere un largo consenso e in secondo luogo bisogna avere il coraggio di toccare i cosiddetti esosi privilegi. Quello che tuttora noi non stiamo vedendo toccati. Prevediamo sempre la classe media dei lavoratori, la classe media della società civile che viene sempre toccata, vediamo i grandi patrimoni che non vengono mai toccati, vediamo sempre un'evasione fiscale che non viene presa in considerazione, vediamo un welfare giovanile che ha delle pari opportunità che non viene rispettato. Quindi una situazione che dal nazionale poi a pioggia si viene a rispecchiare nel microcosmo di Piazza Armerina, vedi i tagli dei fondi e tutto, perché tutto è correlato. Quando si parla del non impegno dei giovani nella politica, quando si parla di disaffezione e si pensa che non essere politica significa non seguire i telegiornali perché non me ne frega niente, non si capisce che non partecipando anche a livello nazionale di quello che succede, poi non ci si può lamentare ovviamente della situazione che ci si viene a ritrovare nel proprio paese. Un piccolo esempio parlando di quello di cui mi occupo io, istruzione. Nessuno può, quante volte capita che gli studenti magari non si impegnano, che magari non vogliono andare a votare alle elezioni perché dicono che lì ci sono attivismi e cose, poi però giustamente quando si vedono le tasse rialzate e poi si sente dire ah è stato fatto un ricorso dal sindacato universitario perché un'università sforava il 20% delle tasse che ogni studente si può collare, e poi giustamente lo studente poi a posteriori si rende conto che c'è la possibilità di tutelare i propri diritti. Invece quello che dovremmo fare noi è cercare di istruire tutti quanti nei testi, di condividere con tutti i giovani anche un sistema di conoscenza dei propri diritti e anche una tutela preventiva, cioè fare in modo che non siamo sempre la solita generazione che è costretta a dover mettere le toppe e le pezze a tutti i problemi che ci sono stati lasciati purtroppo per eredità. Un altro pensiero, la situazione delle donne. Le donne si ritrovano
sia a livello aziendale che a livello politico, a dover richiedere i posti di rappresentanza. Questo per quale motivo? Perché per eredità la società che ci è stata trasmessa è stata finora una società, no, per me, passatemi il termine, misogena, è stata una società prettamente maschilista, e quindi si fa in modo che si debba necessariamente fare la richiesta delle cosette quote rosa, che per me sono un'aberrazione. Quando in realtà, come è stato detto prima, quelle che dovrebbero essere messe in campo sono le reali competenze, a prescindere dal sesso, dalla religione e dall'età. Però per fare questo si deve raggiungere l'equità e la parità di base. Io non potrò mai basarmi sulla competenza al pari di un uomo se non mi si verrà data la possibilità di mettermi al pari di quell'uomo. Stessa cosa dell'età. Io non potrò mai parlare al pari di competenze con un anziano, così detto, della politica, fino a quando non mi si verrà data l'occasione di esserlo. Quindi da questo punto di vista sono d'accordissimo di questa, chiamiamola, querelle tra generazioni. Però ovviamente io sono, ci andrei un po' più cauta della serie noi siamo i meglio dei meglio, gli altri facciamocela a casa, perché io penso che tutti quanti abbiamo tanta strada da fare. Io penso che il percorso condiviso sia la strada migliore, ovviamente dove si possono spostare gli angoli, perché certe cose magari non sono altamente condivisibili, però penso che questo sia un piccolo passo per migliorare la situazione qui, come si dovrebbe verificare anche a livello più ampio, a livello nazionale. Grazie.